Qualità, tracciabilità, sostenibilità e buona comunicazione sono sempre più determinanti per il consumo di pesce sulle tavole dei ristoranti. Conoscere nel dettaglio le tipologie di pescato locale, le differenze con le altre specie, le caratteristiche e l'habitat sono un valore aggiunto che premia i ristoranti virtuosi e fidelizza i clienti. Dopo il primo incontro del 28 settembre su Triglie e Seppie, i ristoratori torneranno a lezione nella sede della Newco Promo giovedì 12 ottobre. In questa occasione si parlerà di sogliole, zanchette, pelose e soase. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Fano Gastronomica, promosso dal Comune di Fano, assessorato al turismo, con il quale si punta a promuovere la sostenibilità della filiera corta a miglio zero. Tra le tante attività che stiamo portando avanti per arricchire l'offerta gastronomica della nostra città, ce ne sono due in particolare, che si chiamano Il sapore del pesce, una bella collaborazione, unione tra chi il pesce lo pesca e lo lavora e i nostri ristoranti. Docente è stato nella puntata del 28 e lo sarà in quella del 12 ottobre il professor Corrado Piccinetti, e metteremo proprio a confronto i sapori del pesce nostrano, quello pescato nell'Adriatico, con i sapori del pesce di importazione, per far capire qual è la differenza di questo prodotto, farlo utilizzare ai nostri ristoratori e fare in modo che i visitatori in arrivo nella nostra città possano degustare il meglio delle nostre produzioni. Insomma, appuntamenti importanti di formazione che si arricchiscono alle tante giornate e alle serate che facciamo all'interno dei ristoranti per valorizzare questo progetto Fano Gastronomica, che darà la possibilità ai visitatori in arrivo di avere dei ristoranti che propongono appunto il pescato locale. Ed in futuro vogliamo che, quando si parla di pescato locale, si parla del pesce in arrivo proprio dai nostri pescatori e dalle aziende che lavorano il pesce nella nostra città.